È stata una partita difficile perché abbiamo incontrato una squadra che è venuta qua e ha difeso in maniera molto compatta. Abbiamo trovato le linee completamente chiuse e non era facile per noi, soprattutto che non eravamo molto brillanti alla terza partita, riuscire a muoverli con il palleggio. Quindi è stata per noi, per quello è stata una partita difficile per la tipologia di gara. Incontrare una squadra totalmente chiusa con 10 giocatori davanti all'area di rigore non è facile, soprattutto se non stai in maniera perfetta fisicamente come lo eravamo noi alla terza partita. Poi il secondo tempo è andato un po' meglio, però rimane il fatto che è stata una partita complicata per noi, complessa proprio per la tipologia di gara, e quindi è positivo il fatto che non abbiamo mollato. E questa è una caratteristica della squadra. È positivo il fatto che abbiamo ripreso un risultato sfavorevole, i ragazzi non hanno mollato e quindi ci sono degli aspetti positivi, ci sono degli aspetti da migliorare, ma quello fa parte del nostro processo, andiamo avanti. Il cambio del modulo è stato positivo perché col 4-3-3 contro una squadra così chiusa, se non stai bene fisicamente e non riesci a produrre gioco, fai fatica, e è stato positivo aver cambiato modulo. Anch'io mi aspettavo di continuare su quel trend visto all'inizio del secondo tempo. Probabilmente no, non siamo riusciti a mantenere quella intensità alta. Io penso che la partita, ma non è perché voglio trovare una scusa, però ho visto la squadra meno brillante rispetto al solito. E la giustificazione che posso dare è che la partita contro il Bari, la partita contro il Foggia, in 4 giorni, anche emotivamente, non è stata facile per i giocatori riaccendere il motore, avere un carico di benzina pieno per fare una grandissima prestazione.